Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo la pasta incasciata, un piatto siciliano di origine siciliana che ho assaggiato a casa di mia mamma. Mi è piaciuto così tanto che ho deciso di riproporlo anche qui. Esistono due versioni, quella messinese e quella palermitana. Quella messinese prevede della carne trita, quella palermitana solamente dei pezzettoni di pomodoro. Oggi prepareremo quella versione. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 320 g di rigatoni o qualunque tipo di pasta corta, ancora meglio i maccheroni che sono proprio la pasta indicata per questa ricetta. Ci serviranno 150 g di caciocavallo che ho tagliato a cubetti, una melanzana grande che ho tagliato a cubetti e ho già fritto per portarmi avanti, uno spicchio d'aglio, 100 g di salame che ho tagliato a pezzettini piccolini, 3 uova sode che trovate già cotte sulla nostra tavola, del formaggio grattugiato, dei pomodori pelati che ho la fortuna di avere quelli fatti in casa da mia mamma. L'acqua sta per venire a bollire e allora mettiamoci subito a cucinare. Ah, dimenticavo, scusate, anche un po' di olio d'oliva. Portiamo a bollore l'acqua per la pasta prima di tutto. In questa mia padella invece ho aggiunto un cucchiaio e mezzo di olio d'oliva e arrivata a temperatura aggiungiamo l'aglio e lasciamolo dorare qualche secondo. Questo tipo di pasta solitamente, stranamente, si fa d'estate e per radunare tutti gli amici, i parenti attorno a una tavola, perché l'origine del nome deriva dal fatto che la pasta prima si metteva in una casseruola, veniva coperta da un coperchio e veniva messa sotto le braci a finir di cuocere. Naturalmente adesso questa finiremo di cuocerla in forno. Quando andremo a calare la nostra pasta nell'acqua bollente salata, accenderemo anche il forno, ma questo lo vediamo dopo. Aggiungiamo il pomodoro, mescoliamo bene. Non c'è niente di meglio che avere le conserve della mamma piene di sapori e soprattutto a chilometro zero, ovvero biologico. Aggiungiamo un pizzico di sale e lasciamo cuocere per una decina di minuti, un quarto d'ora. L'acqua per la pasta bolle, andiamo ad aggiungere una manciata di sale grosso, la nostra pasta e cuocetela per il tempo indicato sulla confezione. Dobbiamo scolarla al dente, anzi anche un minuto o due prima, e nel frattempo io l'ho già acceso, accendetelo anche voi per riscaldare il forno a 180 gradi. Abbiamo scolato la pasta, l'abbiamo messa in questa ciotola insieme al sugo che è sotto. Andiamo ad aggiungere ora le melanzane che abbiamo fritto in precedenza e lasciato asciugare bene dall'olio, il salame, diamo una bella mescolata. Aggiungiamo adesso una manciata di formaggio e rompiamo a pezzettini l'uovo sodo. Tagliamolo pure in quattro parti e poi a pezzettini dentro direttamente. Diamo un'ultima mescolata e trasferiamo tutto in pirofila. Aggiungiamo un'ultima manciata di formaggio grattugiato alla nostra pasta che abbiamo trasferito nella pirofila, che deve andare direttamente in forno, e come ultimo ingrediente i nostri cubetti di caciocavallo. Un filo di olio per finire. E inforniamo tutto a 180 gradi per una decina di minuti. Io ho già una fame e non vedo l'ora di sedermi a tavola. A dopo!
Eccoci qui, ho appena tolto la pasta dal forno, scaduti 10 minuti. Lasciamola intiepidire un attimo prima di sederci a tavola, mi raccomando. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Grazie per tutte le iscrizioni che ho visto stamattina su YouTube. Siete arrivati in tantissimi e io sono veramente felice. Se avete qualche suggerimento, volete proporre qualche idea, qualche nuova ricetta, scrivetemi pure. A fine video troverete l'indirizzo email. E noi ci vediamo domenica prossima per una nuova ricetta. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.